Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi figliuoli, mi trovo a Chinchinchirà, è un santuario mariano qui alle mie spalle, dove si trova l'immagine miracolosa della Madonna con Sant'Antonio da Padova e Sant'Andrea Apostolo. Reigna i patrona de Colombia, quindi è il santuario nazionale questo qui dove mi trovo oggi. Sono voluto venire proprio con grande tenacia, perché non è stato facile, gli spostamenti si stanno rivelando abbastanza impegnativi e poi il tempo non è affatto buono qui in tutta la regione, fa freddo, piove, adesso sta per arrivare un temporale veramente molto forte, però ho desiderato venire nell'entroterra, in quello che viene chiamato luogo di nebbie e pantani. Pensate che ci troviamo, stanno cominciando a uscire i fedeli dalla chiesa, a 2000 metri di altitudine, e quindi c'è freddo, piove, e qui si trova questo santuario, ecco, il santuario di Chinchinchirà, dove è custodita questa immagine molto bella della Madonna. Qui si è recato anche in pellegrinaggio, e non c'era da dubitarne di questo, il grande nostro amato Papa Giovanni Paolo II, che ha proprio consacrato la Colombia alla Madonna. C'è una grande devozione del popolo colombiano nei confronti della Madonna. Voglio parlarvi un attimo di questa Madonna, magari vi mostro l'immagine, un'immaginetta della Madonna di Chinchinchirà, il nome è assai significativo. Vi racconto brevemente la storia prima che venga giù un diluvio. C'è un'immagine appunto dipinta da un tale di nome Alonso de Narváez nel 1560 su un telo di cotone tessuto secondo le tecniche usate dagli indios. Questa è regione dell'entroterra colombiano, è la terra degli indios. Molto bella questa storia dell'incontro tra gli indios e il Vangelo, tra le popolazioni indigene da una parte e dall'altra la Vergine Maria. Allora, con questa pittura su un telo di cotone tessuto secondo le tecniche usate dagli indios tra il 1560 e il 1562, quindi siamo nel XVI secolo, nel periodo della colonizzazione, dell'arrivo degli spagnoli qui in America Latina. E questa immagine che fra un momento vi mostro è una delle più, attenti bene perché questa è molto importante, una delle più antiche testimonianze della fede cattolica in Colombia e in America Latina. Non è famosa la Madonna di Chinchinchirà come quella di Guadalupe, però, e come ora sentirete, è una storia assolutamente significativa anche quella. Allora venne dipinto questo quadro su incarico dei domenicani spagnoli, ci sono ancora oggi loro, e questo quadro per molto tempo è rimasto abbandonato, sino a perdere le tracce dell'immagine. Dopo qualche tempo, esattamente nel 1586, una donna di nome Maria ha ritrovato questa tela e l'ha adoperata per raccogliere il grano, perché non c'era niente. E una notte invece si è impressa nuovamente l'immagine miracolosa della Madonna. Miracolosa perché appunto è come, non proprio come quella di Guadalupe, ma richiama quell'evento lì. Eccola qui l'immagine della Madonna di Chinchinchirà. Vedete che c'è la Madonna al centro, incoronata regina, perché reigna i patrona della Colombia, e vedete che c'ha alla destra e alla sinistra due santi, che sono Sant'Antonio da Padova, che è il patrono di questa regione remota della Colombia, e Sant'Andrea l'apostolo. E questa è la storia miracolosa, e la rinnovazione, il rinnovamento, perché la Madonna ha voluto riproporre la propria immagine in questo quadro. Giovanni Paolo II, vi dicevo, è venuto pellegrino qui a Chinchinchirà e ha detto questa frase molto bella che voglio leggervi, perché io adesso che sono in Colombia mi rendo conto che questa cosa qui è vera. Ha detto: la Colombia, sono parole di Giovanni Paolo II nel 1986, la Colombia è un giardino mariano
fra i cui santuari, ce ne sono veramente tanti dedicati alla Madonna e c'è una fortissima devozione alla Madonna del Carmelo e a Gesù Bambino, fra i cui santuari domina come il sole fra le stelle Nostra Signora di Chinchinchirà. Ecco, sono voluto venire, poc'anzi ho pregato in un momento mio personale davanti all'effigie miracolosa della Madonna, un quadro che trasmette tanta emozione. E c'è un magnetismo molto forte di questo quadro, i colori sono molto ormai sbiaditi, la tela è anche un po' piuttosto rovinata, però il quadro realmente trasmette qualcosa di molto forte. Sta già venendo giù un acquazzone, vedo che i pellegrini cominciano ad andare via perché è un tempaccio, e allora sono voluto venire qui per affidare i prossimi incontri di preghiera. Avete visto oggi quel bel momento di celebrativo con il sacerdote colombiano, padre Hector, e adesso ci aspettano altri incontri a Bucaramanga, a Pereira, a Medellin. Ecco, ho voluto affidare tutto questo alla Madonna, ho pregato e prego per tutto il piccolo resto italiano che si trova in difficoltà, che fatica con i problemi del vaccino, del Green Pass. Ho portato qui alla Madonna di Chinchinchirà questa nostra situazione italiana. E un'ultima cosa vorrei dire, mi colpisce la gente di questo posto, siamo nell'entroterra colombiano a 2000 metri di altitudine, posti che noi così, vorrei dire, genuini non abbiamo più, devo dire la verità, non ce li abbiamo più questi luoghi custoditi nella genuinità, e mi colpisce la genuinità di questo popolo, soprattutto dei bambini. Ecco, possa la Madonna proteggere tutti noi in questo tempo di prova, e alla Madonna di Chinchinchirà voglio raccomandare tutti voi, e per mezzo della Madonna di Chinchinchirà, patrona e regina della Colombia, vi benedico con tutto il cuore dopo questa direttina. In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Nostra Signora di Chinchinchirà prega per noi.